inizio partita e quando inizio. Però prima questo. Buonasera e benvenuti tutti al Pala Vallauri dalla Palamano Carpi e dai suoi partner commerciali per questa terza giornata di Serie A Veretta Gold tra Carpi e Pressano. Per il Pressano, numero 1, Facchinelli. Numero 2, Dal Lago. Numero 6, Moser. Numero 9, Rossi Nicola. Numero 10, Dantino. Numero 11, Rossi Francesco. Numero 17, Lukim. Numero 19, Sontacchi. Numero 22, Fulgereiter. Numero 24, Moser. Numero 27, Andreasson. Numero 28, Loizos. Numero 30, Ceccardi. Numero 31, Gazzini. Agli ordini di Mister Fusina. Per il Carpi, numero 3, Cascone. Numero 6, Serafini. Numero 7, Soria. Numero 9, Carabulea. Numero 11, Coppola. Numero 12, Aifrey Selmi. Numero 18, Aifrey Sama. Numero 19, Dall'Olio. Numero 22, Korkaric. Numero 26, Gollini. Numero 30, Sortino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, Vico Casa, vice capitano. E infine, numero 1, Jan Jurila, il capitano. Agli ordini di Mister Serafini Davide. La gara sarà condotta dai signori Riello e Panetta, commissario signor Fabiani. Buona partita a tutti. Buonasera amici di Eleven Sports e benvenuti a questa terza giornata di Serie A Gold. In questa gara tra Carpi e Pressano del 17 settembre. Vediamo che il Pressano arriva con la formazione completa e reduce da una bellissima vittoria contro il Campus Italia, dove militano tutti i giovani più promettenti dello stivale. Mentre abbiamo il Carpi che viene da due sconfitte e vediamo che i giocatori del Carpi vanno ad abbracciare Macelli, che si è fatto male giusto venerdì in allenamento, e quindi corretto andare a salutare perché è ora che anche lui inizia a giocare. Dicevo il Carpi che viene da due sconfitte, una contro il Fasano in casa e l'altra contro il Siracusa. Due sconfitte in cui Carpi ha comunque dimostrato di avere una buona potenzialità, però non è riuscito ad arrivare ad agganciare nemmeno una volta una vittoria o un pareggio. Il Carpi che attacca da sinistra verso destra dei teleschermi con la classica casacca nera e il Pressano in casacca giallo-nera come al solito. Primo pallone in mano alla compagine di casa, al Carpi, con Cascone pronto a battere, attende il fischio d'inizio. Minuto di silenzio per l'alluvione nelle Marche. Minuto di silenzio fatto per l'alluvione delle Marche, minuto di silenzio osservato in tutti i campi. Ma ora si inizia, i ragazzi si salutano pronti per darsi battaglia, perché comunque il Pressano deve trovare i primi due punti fuori casa, perché reduce la prima di campionato dove è stato sconfitto in quelle di Conversano, un campo molto 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 scomodo dove penso che tante squadre faranno tanta fatica. Il Carpi invece, cosa succede?
L'arbitro dice: ragazzi, iniziamo a stare calmi, so che la partita è importante, sarà della tensione, ma non iniziamo a tirare le maglie da subito perché sennò diventa lunga. Tanti da Coppola, Coppola in cabina di regia, esce Cascone, palla per casa. Guardate il Bressano con una difesa molto alta, cerca di tenere il pivot fuori, la difesa del Bressano sui 7 metri e questo lascia molto spazio alle ali. Se guardate comunque anche Ceccarini o l'altra ala, c'è veramente tanto spazio. Tanto primo gol di Cascone su un ottimo assist di Nico Casa. Il Bressano spinge, giro palla per il bello, veramente un bel cambio di direzione del litro argentino Ceccardi. Giro palla, Dantino in cabina di regia, Andreasson svedese a destra, Ceccardi a sinistra, Dal Lago a destra, vediamo, fa salire Rossi, giro palla, bella palla per il pivot, ma cosa ha fatto Coppola, che bel movimento che ha sbilanciato, palla per Ceccarini, oh sfortunato, solo penso sporcato dal portiere, sporcato la palla da Loitos. Vediamo che si distende veloce il Bressano, Dantino uno contro uno su Coppola che chiude bene, mamma mia, che bella chiusura, l'arbitro di attenzione, non lo schienare, difesa da davanti pulita, ci sta, 9 metri corretto. Sempre Dantino in cabina di regia, incrocio senza palla, sale Dal Lago che tira. Dal Lago è un giocatore di grande esperienza, sempre molto molto tecnico, molto fisicamente molto prestante. Il Bressano sceglie di far uscire il centro dietro, sono tacchi su Nico Casa, quindi gioca chili su chili, chili contro chili. Giro palla, vediamo terzino destro, Carabulea dal primo minuto, incrocio senza palla. Il Carpi che è ancora in una formazione ampiamente rimaneggiata, perché cosa? Che tiro, che bomba di Carabulea, mamma mia, però Carabulea si ferma ad esultare e viene sbeffeggiato dal diretto avversario. Fortuna per il Carpi, fortunato che c'è Traversa che li ha salvati. Giro. Carpi torna in attacco con Carabulea in cabina di regia. Sempre molto alta la difesa del Bressano, quindi spazio dietro. Carabulea, la giro palla. Coppola sporcato, ma gol, viene impattato il tiro ma riesce comunque a metterla dentro. Rimessa veloce del Bressano, finta di tiro, che bella palla, stava perdendo la palla Andreasson ma riesce a due mani e passarla al pivot, bel gol. Il gioco dei Carpi in questo momento si sta sviluppando molto per vie centrali e l'ala sinistra Sortino non è ancora stato servito. Viene fuori Nico Casa, tiro forzato, ma è fortunato, bravo il Carpi, prende questa ribattuta con Cascone e prova a scappare via. Fortunato ancora, muro e parata. Prova una rimessa veloce, corretta per servire Sortino, ma stavano comunque chiudendo in tre. Voluto provare il Carpi a fare un break molto profondo già all'inizio. Attilio, che sei qua come regia, cosa ne pensi di questo lancio? Che all'inizio della partita ci può stare, un tentativo valido per fare il break. Sì. Concordo. Il Carpi è in una buona fase di up e sta cercando
e sta cercando di riuscire a fare un break magari per momenti di difficoltà future. Cassano tre pali in 4 tiri. Effettivamente, come dice Luca, il Bressano 4 tiri, 3 pali, un po' di sfortuna nel momento in cui sta girando bene Carpi deve spingere. Ora il Bressano attacca difesa schierata del Carpi, rimette in cabina di regia Dantino. Sono tacchi sempre a cercare di spezzare la difesa, un ragazzo che negli ultimi 2 anni ha fatto veramente tanto tanto bene, si è conquistato un posto anche come pivot della nazionale under 20, veramente uno dei top player anche della stagione passata. Dantino! Bello. Dantino che ha fumato Coppola, che in ritardo lo tiene un po' come può, l'arbitro non concorda sulla difesa e quindi sanzionato per di 2 minuti. Ragazzi, dai, continuiamo. Giro palla Dantino, cabina di regia, esce, palla per Ceccardi, tanto spazio, non rifiuta il tiro per il pivot, la dà il pivot. Bravo. Buona difesa del Carpi con Calabulea, forse un passaggio di troppo nell'azione ragionata del Bressano, considerando la superiorità numerica. Buono anticipo. Questo è tiro in faccia al portiere, che ricordiamo che con il regolamento nuovo può essere sanzionato da 2 minuti. Vediamo se l'arbitro darà i 2 minuti o pensa che magari è il portiere che si è spostato con la parata ed è andato ai 2 minuti. Vediamo. Sì, 2 minuti. 2 minuti sanzionati dal lago per il tiro sul volto al portiere. Il Carpi immagino adesso andrà in extra player, vedo che già Ian Jurina è andato a sedersi in panchina, quindi immagino che salirà qualche altro giocatore per fare l'attacco in superiorità numerica. Ok, e si ricomincia, è entrato Soria. All'entrata, all'uscita, occhio! Il Carpi va con un doppio pivot. Attenzione che i due terzini del Carpi sono abbastanza larghi, c'è tanto spazio. Scarico per Ceccarini, tanto spazio per lui. Bel gol di Ceccarini che non si fa pregare. Dopo 7 minuti il Carpi avanti 6-1. Anche la porta del Carpi, del Bressano vuoto, quindi anche il Bressano in extra player. Tiro per l'ala che rifiuta il tiro, è già la seconda volta che l'ala sinistra del Bressano rifiuta un tiro con tanto spazio. E questa volta invece va. Quindi anche Rossi Nicola mette il suo timbro nel tabellino. Cambio del portiere, entra Sortino, quindi il Carpi attacca con un uomo in più. Vediamo come verrà sviluppata questa azione di gioco da parte della compagine in casacca nera. Nico Casa allarga, parte Carabulea, ha saltato l'uomo, vediamo, e viene tirato giù, forse laterale, l'arbitro 9 metri. Forse ci stava anche il passaggio per Ceccarini, perché il primo difensore era su lui. Vediamo, continua ad aprire, doppio pivot. Palla per sfortunato, solo palo per Sortino. Però l'azione era venuta, perché comunque l'ala del Carpi è andata a tirare pulita, quindi corretto il tiro. Un buon pallone, però di contro il Bressano ha preso 3-4 pali, anche il Carpi ha sbagliato anche il Carpi, quindi nulla da recriminare penso per la compagine in casacca nera. Giro palla per guadagnare tempi, perché alla fine non hanno fatto praticamente movimento. Ora c'è il cambio di ritmo dal lago
all'argentino uno contro uno molto profondo. Dantino che scarica, un buono scarico, ma una ottima chiusura di Nico Casa, veramente un'ottima chiusura. Attenzione sotto passivo, sono quattro passaggi, volo e pesta l'area. Peccato, un'azione molto bella, molto bella. Applausi per lui, ma niente rete. Il Carpi attacca al completo, come del resto anche il Bressano. Bressano sempre con difesa alta comunque. Vediamo che la difesa è fissa sui 7 metri. Sale molto largo Sortino. Vediamo che succede, prende posizione il pivot Coppola. Dal lago prende per la maglia Casa, che con un po' spinto non riesce ad angolare correttamente il tiro. E il portiere Lightsos che controlla senza problemi. Dantino comanda il gioco. Sale taglio, guardate, mamma mia, che dormita tra Ceccarini e Carabulea. Che sonno che ci hanno fatto. Ceccarini che ha lasciato tagliare e Carabulea che era un pelo avanti. E nel mentre il Bressano fa un break di due gol per provare a recuperare il soffio che il Carpi ha macinato nei primi minuti. Dopo 11 minuti di gioco, Carpi 6, Bressano 3. Coppola in cabina di regia, saltato l'uomo secco. Saltato l'uomo, ma viene fermato di fianco Coppola e niente. 9 metri, solo 9 metri. Guardate, esce Cascone, partito il gioco. Molto largo Casa, Fanacì molto larga. Prova a dare la palla, ma capisce tutto Sontacchi, che impatta con un ottimo timing, dico Casa. Qua probabilmente in due minuti penso per fallo ai danni di Casa, per fallo mentre era in volo. Vediamo l'arbitro a chi darà i due minuti a Ceccardi, se vedo correttamente, sì, 2 minuti a Ceccardi per spinta in volo. Proteste da parte di Loizos, però penso che trovino un po' il tempo che trovano. Sì. Proteste di proforma, giusto per farlo. Ok, l'arbitro si posiziona il pallone, va a Cascone, controlla col tavolo, si riparte. Coppola, vanno sempre il Carpi in doppio pivot cercando di spezzare la difesa. Nico Casa punta, allarga, oh, traversa. Il Carpi sta cercando di pareggiare il conto dei pali e mi sembra che ci stia anche riuscendo. Tanto bene. Attacco probabilmente affrettato questo, perché comunque la difesa del Bressano era completamente ferma, quindi erano tutti sulle posizioni e probabilmente si poteva girare, anche perché comunque il Carpi è in superiorità numerica. Nel mentre vediamo che la porta del Bressano è guarnita, quindi in extra player anche il Bressano. Guardate come lotta Nico Casa, cercando di farsi perdonare l'errore sul tiro precedente. Una buona impattata su Andreasson. Dal lago va a destra, vediamo. Dantino come sguscia veramente, veramente veloce. E va 6 a 4. Il Carpi sta vanificando il vantaggio dei primi minuti di gioco. Ora il Carpi comunque è sempre in extra player ancora per 1:10 circa. Nico Casa, stesso gioco di prima, allarga, scarica Sortino e gol, massimizza. Da giocatore esperto com'è Casa, ha capito che è meglio scaricare il pallone piuttosto che giocarla da fermo. Buona scelta per lui. 7 a 4 per il Carpi.
sempre porta sguarnita per il Bressano. Circa 40 secondi al rientro del Bressano, dell'esclusione. Mantino. Guarda come apre il gioco Dantino, veramente. Moser, che bello uno contro uno, ma rifiuta il tiro, l'ala. Sono tutti, rientrati tutti. Rientrati tutti i giocatori, buon 9 metri preso da Soria su Dantino. Dantino continua a fare il gioco, fa salire l'ala che si prende il tiro. Palo per lui, rimbalzo e gol. È riuscito a prendere il Bressano, il pallone in mezzo a tre difensori. Con casacca nera, il Bressano dimostra che non è venuto a caso per fare una passeggiata di salute, ma vuole questi due punti, quindi vuole rimediare a questa sbandata iniziale. Esce Cascone, difesa del Bressano molto alta, cerca di non far entrare il pivot per non farlo tagliare dietro. Recupera palla Sortino, è entrato Samuele Serafini, primo pallone che prende in mano, tira, ma a mezza altezza. Che mezzo sta buona guardia. Esce dal lago, 9 metri per difesa di casa. Sempre sono tacchi in mezzo alla difesa del Carpi. Niente incrocio, senza palla, fa il rovesciato Dantino, ma non si fa legare Coppola. Qua che velocità, mamma mia, che velocità Dantino, che scarica il pivot, che viene disturbato abbondantemente nel tiro, ma lascia il vantaggio. Fallo da dietro di Sontacchi e niente, fa un arcobaleno Cascone, ma l'arbitro fischia. È successe troppe cose in questi pochi secondi, meglio fischiare, dare un freno. Però molto bello l'arcobaleno. Il Bressano spinge fuori pesantemente il pivot del Carpi, che prova a riguadagnare i 6 metri per appiattire la difesa. Sale Serafini, tre passi, non lega l'uomo Coppola. C'è spazio, brutto incrocio per Nico Casa, va in seconda fase, salta l'uomo e gol per il numero 9 Rossi Nicola, che dopo un anno in A2 da mezzo corona torna per Sala. L'anno scorso, se non ricordo male, Rossi Nicola è stato il capocannoniere della 2, vado a memoria. Nel mentre il Bressano ha cambiato difesa e Samuele Serafini ha detto: io non ci capisco niente, faccio tre passi, salto e tiro, e la mette in mezzo alle gambe di Loizos, e bravo lui. Devo dire che la parte sinistra dell'attacco del Bressano è veramente molto veloce, tra Ceccardi e Dantino riescono a dare veramente dei cambi di ritmo importanti per liberare delle soluzioni anche per i pivot veramente interessanti. Guardate che cambi di ritmo, che accelerazione e quanto spazio che guadagnano. Prova l'uno contro uno, ma non riesce a sfondare. Probabilmente sono, comunque, per caratteristiche fisiche di velocità, non sono due tiratori, sono due ragazzi da uno contro uno puro, quindi mister Serafini probabilmente gli ha dato il mandato di stare coi talloni sui sei, ad eccezione dello svedese. Jan-Jurin chiede ai suoi ragazzi di spingere, ma i ragazzi dicono: ehi Jan, c'è caldo qua, noi non abbiamo voglia di correre in contropiede, andiamo con calma. E nel mentre il Bressano ringrazia e si schiera in difesa. Troppo facile fare l'attacco in superiorità numerica di corsa. Cosa dice Attilio? E si prende un po' fiato. Ci sta anche questo. I 18 minuti sono stati intensi.
È vero, i primi 18 minuti sicuramente intensi, a carattere, soprattutto nella parte difensiva, dove il Carpi ha speso veramente tanta energia. Qua difesa da dietro, solo 9 metri. Sotto passivo, attenzione al Carpi, sotto passivo, e l'appoggia Coppola con... Era una besciamella quella, Luton. Una besciamella e 2 minuti ai danni di... dal lago per un fallo al collo ai danni di Nico Casa, che... ai falli di Nico Casa che si sta tenendo ancora il collo. Movimento, c'è movimento sulle panchine, sia da parte di mister Serafini, che dice: ehi arbitro, va bene 2 minuti, però i falli al collo non va bene. E dall'altra parte del Pressano, dove sembra che dicono: ma noi non abbiamo fatto niente. Sembra un po' un set di wrestling. Comunque torniamo, porta del Pressano sguarnita. Porta del Cossano sguarnita, quindi extra player per il Pressano, che fa salire l'ala. No, fanno solamente il giro della parte delle ali per far passare tempo. Oh, che bello! Mamma mia, che bel gol che ha fatto Ceccardi, che ha mandato veramente con una finta nello spogliatoio Cascone, è andato a fare la doccia Cascone. Mamma mia, che finta! Ora il Carpi in extra player. Quindi in superiorità numerica, palla a Soria, che raccoglie l'eredità di Beltrami, che salutiamo Marco Beltrami, che è andato a cercare fortuna all'estero. Nel mentre, dopo quasi 20 minuti della prima frazione di gioco, il Carpi avanti per 10-7. Pressano fa il giro delle ali per far passare il tempo, per far rientrare i suoi 2 minuti. Ecco, è partito il gioco, ma palla negli spalti. Incomprensione tra i ragazzi in casacca nera. Il Carpi ha gli ultimi secondi in superiorità numerica. Nico Casa dice spingi, la panchina del Carpi dice spingi, però i giocatori in campo spingono poco. Ecco, attenzione, terzino ala guardando, e che riga che ha fatto Ceccarini, tutto il pubblico in piedi. E nel mentre Nico Casa dice: dopo che ho fatto questo passaggio mi vado a sedere. 11-7 dopo 20 minuti, partita veramente molto intensa, tantissima attenzione in fase difensiva da entrambe le compagini, infatti il risultato comunque estremamente basso. Dantino sempre in cabina di regia, uno contro uno, tanto spazio per l'ala che anticipa il tiro, cerca di anticipare il tiro e trova la manona di Jurina, che copriva la scatolina del primo palo. Secondo me non ha capito nemmeno Jurina come ha fatto la parata, ma complimenti per lui. E il Carpi torna in attacco con la palla del più 5. Potrebbe essere per il Carpi il massimo vantaggio della gara. Vediamo come svilupperà questa azione. La sviluppa con un tiraccio di Casa, che riesce a controllare Loizos con due mani, veramente un tiro forzato. E nel mentre mister Fusina chiama il time out ai suoi, e con questo andiamo in time out anche noi. Qua andiamo, Vlad. Io ogni tanto ti rompo, ti dico guarda di qua, guardi la zoom di lì per vedere se è attento, no, però certo, è bello. Ti piace, Vlad? Comunque accesso a internet, a me dispiace di non avere, avevo un coso Gigi Malavasi che teneva il coso e dice tutti gli score, che sarebbe bello dire, hai la percentuale, non me lo fa vedere,
Rieccoci, rieccoci in diretta con questi due minuti chiamati da Mister Fusina, una leggenda della, della pallamano, sia come allenatore che come giocatore, che dove è andato ha fatto bene e ha vinto. Come allenatore, dopo una lunga parentesi a Bolzano al 2012 al 2018, è andato a Siena per poi è andato da, e poi da, dal gennaio 2020 alla guida del, del Bressano, dove anche l'anno scorso, che dire, ha fatto veramente veramente tanto bene. Ricordiamo che Bressano è riuscito a farsi la parte di fare Coppa Italia, parte alta della classifica, fino alle ultime giornate dove alla fine le compagini di Fasano e di Bressanone e di Conversano hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Però veramente veramente anche la scorsa una stagione molto importante. Nel mentre vediamo che il Bressano cambia difesa, va in 5 più 1 su casa. Giro, palla, Coppola, finta, prova un no look che non va, molla la palla per Ceccarini che salta da terzino e da terzino non si fa pregare. E il Carpi prova ancora a scappare via, 12-8, 7 minuti al termine. Dodici a otto per il Carpi a 7 minuti dalla fine del prima pressione di gioco. Ceccarini ruba palla, Sortino vuole, ma non gliela dà, vede la palla, porta sguarnita e Ceccarini la butta dentro. Sembrava un leone che vedeva una, un animale in difficoltà e l'ha aggredito con una fame che bisognerebbe che avessero tutti i giocatori. Veramente tanta attenzione, tanta concentrazione. 13-8 per il Carpi e 6 minuti al termine della prima frazione di gioco. Sontacchi, giro palla dal lago centrale, finta e passi per lui. Un'ingenuità per un ragazzo di cotante esperienza, perché comunque anche dal lago. Dal lago ha vinto veramente veramente tanto, tra cui quando era a Bolzano ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia. Intanto time out chiamato da Mister Serafini. Andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta, che ci segnalano che abbiamo un problema con l'aggiornamento dello score, che riporta ancora 9-6, ma provvederò a dirvelo io, a tenervi aggiornati cari amici con il punteggio e anche il tempo. 13-8 per i Carpi, 24 minuti 19 secondi passati dalla prima frazione di gioco. Palla in mano a Coppola, Nico Casa, cabina di regia. Esce Cascone, rientra Serafini, Nico Casa si prende su tutto, scarico per Ceccarini che non si fa pregare, si prende il tiro anche dove non c'è e la mette dentro. 14-8 per i Carpi, uno contro uno, scarica dal lago, passi per lui che atterra col pallone. Sortino vuole in seconda fase, il Carpi non lo fa, non lo serve.
14-8, palla fuori, palla persa, lob contropiede dal lago, gol. 14-9, 5 minuti al termine della prima frazione di gioco. Momenti molto convulsi in questo finale di primo tempo. Coppola, casa in cabina di regia. 14-9, 4 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Tappin con Cascone, Serafini, uno contro uno, sbordata di Nico Casa, che però centrale mette le manone Loizos. Dal lago, come si è aperto, ma come la raccolta, che parata che ha fatto Iurina, che la blocca lì e chiama supporto per del pubblico. 14-9 per i Carpi, 4 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco. Mamma, che momenti intensi, veramente. E misto Serafini, ributta in campo il giovane Carabulea, rientrato a Carpi dopo un anno di Campus Italia. Esce Cascone, il Bressano con la sua 6-0 sui 7-8 metri. Allarga. Cosa ha fatto? Che doppio appoggio nello scatolino, dal lago. Il Bressano spinge, sta correndo tanto, sfondo forse, no. No, non è sfondo, perché Carabulea era coi talloni dentro i 6 metri. Forse piuttosto sfondere, meglio difendere. 15-10 per i Carpi, 27-47 secondi. Dantino sui 7 metri. E parata di Iurina. 15-10 per i Carpi, 2 minuti al termine della prima frazione. Tutto il Vallauri in piedi a supportare per questi 2 minuti i suoi beniamini. Ceccarini a destra, Carabulea, Serafini, sale Sortino, difesa sempre molto alta, c'è spazio, Serafini scarica, oh, palla in mezzo. Ha fatto un tiro tipo boccia, appunto, ma corri in difesa. Ceccardi ha sporcata la palla, la riprende Dantino, incrocio. 15-10 per i Carpi, 1 minuto e 20. Sontacchi che batte questi 9 metri. Dantino, sempre cabina di regia. Va a prendere dal lago, torna Dantino, uno contro uno, 55 secondi al termine, passi forse, niente invece, palla di Iurina, 50 secondi, uomo in più, il Carpi non ne approfitta, prova a fare l'ultimo tiro, prova il gioco ragionato, 35 secondi al termine. 30 secondi al termine, Serafini in centro, esce Cascone, Nico Casa, 20 secondi, doppio, è atterrato con la palla in mano, questo era fallo di Nico, era palla del Bressano, perché è atterrato con la palla in mano. 10 secondi al termine, il compito è passato, quindi Carpi è l'ultimo tiro, lo prende Nico Casa, piede. Time out, cosa fischia? Un secondo al termine, 2 minuti ai danni di Sontacchi. Direi tiro franco, manca un secondo, occhi croce. A meno che non ci sia qualche istante da recuperare. Probabilmente se l'arbitro fischia manca un secondo, direi che non ci sta il tiro. Se non ricordo male, se non molla la palla rimaneva il tiro franco. Allora 15-10, finita la prima frazione di gioco, andiamo a fine primo tempo anche noi, ci vediamo fra qualche minuto.
Pessano in inferiorità numerica con extra player in attacco, rientrato sfondo questo rispetto al primo tempo. Vediamo che è rientrato Andreasson. Alex, qua palla Nico Casa che allarga tanto spazio per l'ala, allarga, scarica per Ceccarini e parata, quindi palla per il Carpi, non lascia subito la palla dal lago, giro palla, fa salire Sortino allarga la palla, allarga, to palla di ritorno, salta Sortino e gol! Dove l'ha messa? Ha detto nel dubbio la lascia in mezzo alla rete, quindi sei anche comodo a riprenderla. Che signore! Sempre Dantino in cabina di regia. A destra Andreasson, a sinistra Ceccardi. Pivot è entrato Folgereiter, il capitano. 16-10 per il Carpi, fa il cambio Sortino, porta sguarnita e gol! Che palla che ha rubato, che faina che è Sortino, sempre probabilmente merito delle sue scarpette rosse che gli danno quel plus in ogni frazione di gioco. Dantino anche lui con scarpe veramente appariscenti, molto belle. Dantino 1-1 con Coppola, si allarga, prende il tiro sporco e gol! Tiro sporcato e Iurina riesce solo a sfiorare, ma gol! Coppola! Mamma mia, che brutta tirata giù! Ha tirato giù in modo molto appariscente. Vediamo se gli arbitri faranno una qualche sanzione. No, solo asciugare il parquet. E si riprende con la palla in mano. Casa Coppola. Coppola, prima stagione a Carpi, che si sta facendo voler veramente bene in questo spogliatoio. Cosa dice Attilio? Che si sta ambientando benissimo nella squadra. E intanto guardiamo anche in due minuti a Sontacchi, se non vedo male. Sontacchi, giusto? Sì, Sontacchi. Quindi il Carpi ancora due minuti di superiorità numerica. Vediamo se giocherà ancora con il doppio pivot oppure Mister Serafini avrà qualche altra idea per affrontare. Casa, Sortino. Che lotta tra Cascone e l'uno. Apre Casa, palla Cascone che viene sollevato e portato via. Cascone non si scompone, rimette a posto la maglietta, non è successo niente, si ricomincia. Guardate però che lotta, allarga il gioco Casa, solo palo per lui, tiro fortissimo, palo interno che scorre dietro i talloni di Loizos, che va a cambiare, va in extra player il Pressano. Entra il numero 31, Gazzini Alberto. Diciassette a 11 per il Carpi dopo 4 minuti del primo e secondo tempo. Va a cambiare l'ala Dantino, palleggio, si fumato veramente tanto Cascone. Se l'è veramente fumato. Viene dato 2 minuti a... Non ho capito. Due minuti a Dantino perché ha tirato nel volto a Iurina. È la seconda volta.
seconda volta che tirano sul volto al portiere in questa partita. Dantino non Dantino si aspettava di avere un rigore due minuti a favore, si è trovato un due minuti contrario contro. Si ricomincia il Carpi con doppia superiorità numerica per qualche istante ancora, perché la prima esclusione dovrebbe rientrare a breve. Vediamo se il Carpi riuscirà a trovare un tiro pulito. Lo spazio non dovrebbe mancare. Provano a litigare col pivot per cercare di coprire il più spazio possibile. Nico Casa fa una schifezza ma riesce. Il Carpi è riuscito ad attaccare in doppia superiorità numerica, forse nel peggiore dei modi possibili, perdendo palla, la dea bendata, ha fatto in modo che gli rimanesse la palla in mano, ma blocco irregolare di Cascone, veramente veramente perso. Forse anche gli arbitri che hanno quasi compensato i due minuti precedenti. Nel mentre il Pressano deve fare molta attenzione a non cadere nella trappola del passivo. Passivo, passivo, quattro passaggi, tiro molto 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 forzato e palla per il Pressano. Tre passaggi, due passaggi, tira dal lago Murato, Murato da casa, ultimo passaggio, tiro da fuori molto molto telefonato, fa buona guardia Jan Jurina, raccoglie Coppola e il Carpi si distende con un uomo in più. Il Carpi in doppio pivot cerca di spezzare la difesa, allarga Casa, scarica Coppola, tiro molto forzato con due uomini addosso, aveva Ceccarini libero. Il Pressano ora con tutta la calma del mondo dovrà andare in attacco, poi tutta la calma senza gerare, perché comunque è sotto di 6 gol. Moser spostato a sinistra, extra player per il Pressano. Moser, poi palla per lo svedese, salta, che bello, oh, ancora in faccia, ancora in faccia, gli altri che hanno detto l'abbiamo segnato abbastanza, oh. Era più questo che quell'altro, ha preso ancora in volto Jan Jurina, però comunque un'azione del numero 30 Ceccardi veramente veramente pregevole, è riuscito a saltare l'uomo, è andato il primo uomo, il secondo anche con un tiro pulito. Nel mentre il tempo è passato e il Pressano in parità numerica dopo 6 minuti e 25 Carpi del secondo tempo, Carpi 17 Pressano 12. Sortino, Casa, Coppola, Carabulea che è tornato a destra. Esce Cascone, si accentra Casa, scarica per Coppola, uno contro uno, c'è spazio, libera Carabulea e passi, infrazione di passi per Carabulea. Il Pressano spinge dal lago, che brutto palleggio. Scarica l'ala e gol, che bel gol di Rossi Nicola, un ragazzo abituato a fare gol. Il Pressano cerca di imporre il proprio ritmo. Il Carpi è entrato nel secondo tempo non con la stessa lucidità del primo. Cascone che porta la palla a casa, falta uno contro uno e fallo di 9 metri per fallo su Carabulea. Prova a sbloccarsi Carabulea dopo l'errore precedente. Attenzione, rischio di passi, questo rischio di passi di Carabulea.
Coppola, bomba però dai 14 metri che non impensierisce un portiere esperto come Loizos. Con questi tiri non credo si possa andare lontano. Nel mentre si butta dentro come un'anguilla Ceccardi che taglia la difesa del Carpi, come dicevano, come un grissino col tonno. E mister Serafini è obbligato a chiamare un time out per cercare di suonare la sveglia. Nel mentre vediamo Loizos punito per 2 minuti per proteste, direi. Ma andiamo in time out anche noi, poi vi raccontiamo cosa succede. Rieccoci in diretta con questi 2 minuti inflitto ai danni del portiere giallo-nero, direi per proteste, non ho visto bene, ma direi per proteste. Decisione che non è stata assolutamente accolta con favore dalla panchina del Bressano. Ora il Bressano dovrà riuscire a rimanere veramente molto concentrato per riuscire a sopperire, ad uscire da questo momento di difficoltà. Invece il Carpi dovrà essere cinico ed approfittarne, perché comunque il risultato è 17-14 e la partita è completamente aperta, c'è veramente veramente una vita da giocare. Il Carpi va sempre con questo doppio pivot ad affrontare la superiorità numerica, cercando sempre di spezzare l'attacco della difesa del Bressano. Scarica per come sale, che brutta scelta, ma fortunato è dal lago, da lì non sbaglia mai, non sbaglia veramente mai, giocatore di grandissima esperienza. Quando conta la palla non si sa perché, ma finisce sempre in mano a lui e lui la mette sempre dentro, veramente molto molto bravo. Sono 7 minuti che il Carpi non riesce a sbloccarsi e il Bressano ne sta approfittando veramente veramente tanto. Nel mentre vediamo esordio dall'olio all'ala sinistra, Nico Casa, palla per Cascone che viene trattenuto e quindi niente. Nel mentre vediamo, prova il tiro, palla per il pivot e niente, parate, no, rigore, sembra che sia cambiato il vento per il Bressano che sta recuperando tutto lo svantaggio che aveva accumulato nella prima frazione di gioco. Pallone pesantissimo e su rigore non sbaglia Ceccardi. Pianjurina bocca per due finte, riesce a toccare il tiro e il Bressano c'è, il Bressano è lì a meno uno dopo 10 minuti del secondo tempo. Uomo in più per il Bressano, difesa altissima. Nico Casa si prende un 9 metri di grandissima esperienza. Mister Fusina in panchina che sta dando tantissime istruzioni, tantissimo cuore. Ma vediamo cosa mi tira fuori Luca Coppola dal cilindro. Fuori, ma nel mentre non distraiamoci, perché comunque il Bressano è già lì dal lago. Scarica all'usbedesa all'ala, giro palla e niente, attacco organizzato per il Bressano. Andreasson va in posizione, entra Dantino, la niente di questo attacco del Bressano che cerca di mettere ordine. Mister Serafini chiama il pubblico,
serve anche il pubblico dei Ballauri oggi, serve tutto, l'uomo in più. Intensità difensiva elevata per i Carpi in questa frazione di gioco. Sotto passivo il Bressano, scarica palla, recupera Coppola, gioco ragionato. Carpi più due, palla in mano, intanto vediamo che rientra Loikos. Guarda che palla che ha recuperato il Bressano di cuore, recuperato, riuscito a spostare il difensore Cascone, va in gol D'Antino saltando l'uomo. Errore in attacco del Carpi e il Bressano punisce subito. Serafini butta nella mischia. Serafini, Samuele. Giro palla per i Carpi. Incrocio senza palla. Casa in cabina di regia, salta l'uomo e gol, piega la manona di Loikos. Il Bressano si distende, prova in velocità, c'è il posto e gol, e rimane il Bressano, risponde rete su rete con Gazzini che sta facendo un lavoro veramente veramente egregio, non fa assolutamente rimpiangere il collega di reparto Sontacchi. Vediamo che cambia la difesa del Bressano con una 5 più 1 su casa. Serafini si libera, brutta scelta partendo dal palleggio, e il Bressano ridà la palla al Carpi, cerca di rubare palla, uomo in più per il Carpi. Cosa? Situazione convulsa. Il Carpi pensa che la palla sia sua. 2 minuti a Ceccarini perché non ha mollato il pallone. 2 minuti pesantissimi questi. Possono essere veramente, veramente pesanti. Dalla mia postazione mi sembrava che il passaggio fosse stato deviato da un giocatore del Bressano. L'arbitro ha visto una deviazione, un tocco di un qualche ragazzo in casacca nera e ha ravvisato che Ceccarini non ha mollato il pallone. Quindi 2 minuti per Ceccarini, quindi uomo in più per il Bressano, che quasi a metà della seconda frazione di gioco è sotto di una rete. Esce il pivot, no, palla per l'ala, tanto spazio, e il numero 9 Rossi Nicola non si fa pregare. Il Bressano rimpatta la partita, non ha mollato veramente veramente niente il Bressano. Il Carpi, brutta infrazione di passi di Coppola, e il Bressano la palla del più uno che la passa al pivot e gol, numero 31 Gazzini. Il Bressano rimette la testa avanti quasi a metà della seconda frazione di gioco. Urge un time out per il Carpi, credo. Dai. Se posso permettermi, il Carpi sta facendo il bello e il cattivo tempo. Coppola, due uomini addosso, prende i 9 metri per far passare il tempo per il rientro del compagno Nico Casa. Dal lago è andato secco a fare il fallo dei 9 metri. Coppola, fortunato Coppola che deviata è andata dentro. Però attenzione, il Bressano spinge, il Bressano c'è, dal lago libera,
palla al pivot che non arriva. Il Carpi può difendere a difesa schierata, sempre in inferiorità numerica. Gioco dalla, che bella giocata e gol per Dandoli Dantino. Ceccardi sta facendo veramente la malora, la difesa dei Carpi sta boccando le sue finte ogni volta. Saltano veramente con piacere, anche se non hanno ancora tirato una volta da fuori. Nel mentre i Carpi sono tutti giocatori, palla Ceccarini, prova un lob che si ferma sulle mani di Loizos e il Bressano, la palla del più 2. Difesa molto importante questa, difesa molto importante per il Carpi, che per rimanere attaccati alla partita, per anche per il morale, è fondamentale per il Carpi riuscire a prendere questo pallone. Dantino sale l'ala, sicuramente non tira, giro palla, Dantino doppio appoggio, gol! Più 2 per il Bressano, 14 minuti al termine. Oh, sbaglia! Nel mentre vediamo un cambio nella porta del Carpi, che esce Iurina e entra Aifre Sama. Coppola, palla per Nico Casa, tiro un po' forzato, para Loizos e il Bressano alla palla del più 3. In questa seconda frazione di gioco il Carpi penso abbia fatto 2-3 gol, non di più, in 13-17 minuti. Penso sia un bottino un po' troppo magro per avere dei sogni o delle velleità. 3 gol in un quarto d'ora mi dicono. Queste passi, Dantino gira palla, giro, time out di Fusina, che ha visto che i suoi ragazzi erano in difficoltà, e andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta con in questi ultimi istanti di questo time out, con il Bressano più 2, dopo aver fatto tutta la gara sotto è riuscito a fare un break molto importante all'inizio della ripresa ed ora è più 2 palle in mano. Il Carpi è rimasto negli spogliatoi. È calata sia la grinta in fase difensiva sia in fase offensiva. I gol, 3 gol che sono stati quel secondo tempo, tutti frutti di azioni individuali o comunque tiri sporcati che sono andati dentro. Questo secondo tempo veramente pessimo per la compagine in casacca nera. Però c'è tutto il tempo per cambiare faccia, per cambiare gli occhi, per mettere via gli occhi della mucca e tirare fuori gli occhi della tigre. Nel mentre guardate come spinge Ceccardi! Prima però! Raffaello da un quarto d'ora! Il pubblico rumoreggia! Dantino sta facendo veramente il volo! Fuori, peccato! Dispiace! Spiace questo gesto atletico! Però era veramente molto bello! Sempre 5 più 1 per la difesa del Bressano su Nico Casa. Allarga la forbice, palla per Cascone che si gira dalla parte sbagliata dove c'erano due uomini. Cascone e Coppola, chiedo scusa. Giro, volta spaziale di Carabulea, solo 9 metri per lui. No, attenzione.
va cartellino giallo per la panchina del Carpi per protest. Beh, risulta interessante capire perché alcune panchine possono parlare sempre e altre no. Questo sarebbe interessante da capire. Giro palla per il Carpi nel passo per le mani di Carabulea. Tre passi e bombolone sul palo lungo. Ceccarini prova a intercettare e non va. Il Bressano scappa via. Il Bressano scappa via e va a più tre. Ancora gli arbitri a parlare col tavolo. Vediamo cosa succede. Nel mentre il cronometro dice che sono trascorsi 19 minuti e 20. Il Bressano è più 3. Dopo aver fatto tutta la gara sotto anche con dei parziali veramente molto pesanti, ora si trova a condurre la gara. Il Carpi si è veramente veramente spento. Non riesce a, non sta riuscendo a fare nessun gioco costruito. E tutte azioni individuali. Palla Ceccarini, Ceccarini, Carabulea, casa dall'olio, serve per casa, prova l'uno contro uno ma non va, non va, uomo, sempre uomini su di lui, fa bene, fa buona guardia il Bressano. Sempre dei buoni raddoppi su casa, sempre due uomini, Coppola, Carabulea che parte col palleggio, gira volta spaziale, gol! Interessante la scelta di bruciarsi il palleggio all'inizio, dal lago, giro palla, ma direi che ormai gioco, gioco costruito. Comunque anche questa volta Ceccardi quando ha puntato ha fatto veramente molta, molta confusione per nelle, nella, nella difesa del Carpi. Pallone fondamentale questo, anche per il Bressano. Prego, scarico all'ala, dal lago, come detto in precedenza, dal lago, da percentuale veramente bulgara. Brutta, brutta palla forzata da parte di Coppola. Più tre Bressano e palla in mano. Questo pallone è pesantissimo, potrebbe valere la partita per il Bressano. Giro palla, ora abbiamo Ceccardi, cabina di regia d'Antoni. Dantino in, a sinistra. Che pallone, guardate che palla che ha dato, ora va in contropiede, il Carpi in contropiede, riga, forse ai limiti anche dei due minuti, c'è un fallo in contropiede da parte di Andreasson. Ospiti avanti due reti, però il Carpi dimostra di esserci. Ora serve per i padroni di casa una prova di carattere. Dai, dai dietro! Dantino in mezzo! Guarda che palla che ha preso e dove l'ha appoggiata! Dove l'ha appoggiata Ceccardi! Mamma mia che gol che ha fatto! E con questo secondo me il Carpi va a casa, perché con un gol del genere vuol dire che il Bressano c'è e diventa veramente veramente complessa per il Carpi. Oh, Lazio californiano, ma noi un 7 metri l'abbiamo tirato, mai, neanche un 7 metri sta partita. Per andare ai 7 metri bisogna che sei vicino ai 6 e il Carpi in questo momento vicino ai 6 non c'è mai andato. Sono tantissime azioni
individuali, tantissime azioni individuali da parte del Carpi. Vediamo uno scopettone abbandonato in mezzo al campo. Interessante come, come cosa. Dal Lago, bravo a, bravo a fare gol, ma bravo anche con lo scopettone. Restituisce, restituisce lo Stewart, gentilissimo. Dopo questo siparietto direi che si può ricominciare. Palla, palla cascone per questi 9 metri, 8 minuti scarsi in questa, alla fine della seconda frazione di gioco. Bressano P3. Coppola, Coppola allarga la forbice, sale Carabulea, palla per casa, che la prendila, tanto recupera dal Lago. Direi che quando si vedono queste cose qua diventa sempre complicato commentarla. Dantino, Dantino in cabina di regia. Dantino chiama il gioco per Ceccardi, gira palla lentamente il Bressano, non sta attaccando, al limite del passivo. Ceccardi allarga la forbice, è partito il gioco, blocco irregolare da parte del pivot. Il Carpi può distendersi, prova a rubare palla, il Bressano uno contro uno, va a fare l'uno contro uno Carabulea, dove esattamente dove c'è Cascone. Coppola palla per casa, Murato, 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 Carabulea contropiede e ci mette una pezza ai Frey, che dite, io ragazzi ci credo e voi ci credete con me. Vediamo, palla Nico Casa, è sfortuna, sfortuna per i Carpi. Sfortuna per i Carpi, solo palo, solo palo, e quindi più tre per il Bressano che si continua, rientra, vediamo che rientra Sortino al posto di Dall'Olio. Ora il Carpi deve assolutamente cambiare intensità difensiva. Il Bressano in questo momento sta facendo passare il tempo senza fretta, perché comunque sa che il Carpi qualche regalo lo sta facendo. Fortuna anche per il Carpi questa volta, che un palo per il Bressano, e il Carpi va ad attaccare in la difesa schierata, sempre 5 più 1, si butta dentro Coppola e 9 metri, 9 metri per il Carpi. Cascone, giro palla, Coppola, casa, palla schiacciata che non arriva a destinazione, passaggio un po' telefonato, il Bressano raccoglie e senza fretta va in attacco. Dantino sempre in cabina di regia, probabilmente che partirà da parte del gioco con Ceccardi, ecco che parte palo svedese. Dantino uno contro uno, gira volta spaziale per lui e va a prendersi un fallo per far passare comunque un po' di tempo. Al limite del passivo, passivo, passivo per il Bressano, che cosa fa? Si permette di fare anche i giochi il Bressano, che vola più 4 mettendo un socco importante su questa partita. Quattro minuti al termine di questa seconda frazione, più 4 per il Bressano.
Nico Casa si prende la responsabilità, 9 metri solo, 9 metri. Viene chiamato lo scopettone per asciugare. Comunque mi sembra di poter dire che il Carpi è rimasto nel spogliatoio in questo secondo tempo, mentre il Pressano in realtà ha giocato poi con il primo tempo, ha fatto tutto il Carpi. Il Carpi si sta intestardendo con degli uno contro uno, non sta facendo gioco costruito. E per perde anche il pallone, direi che 3 minuti e mezzo più 4 per il Pressano. Ora serve veramente una prova di orgoglio per il Carpi, ultimi istanti di questa partita, veramente veramente emozionante, che ha fatto vedere veramente di tutto, da giocate veramente pregevoli a giocate completamente discutibili. Giro palla del Pressano per far passare tempo, non sta attaccando, si prende il tiro Andreasson, che senza difesa la mette dentro, più 5, il Pressano scappa via, più 5, 3 minuti al termine. Tiro fuori, ormai anche i giocatori del Carpi hanno detto, han detto game over, sono già tutti in doccia. Si aspetta solamente il fischio finale ormai di questa partita, che ha già detto tutto quello che doveva dire. 7 gol per il Carpi nel secondo tempo. Taglio, taglio di Dall'Ago, no, che ritorna in posizione Dantino. Invece Pressano ha fatto 17. 11 gol di differenza in questo secondo tempo finora tra il Carpi e il Pressano. Che il Carpi è letteralmente crollato. Uno e mezzo al termine, più 6 per il Pressano. Nico Casa, Carabulea, che in penetrazione trova una manuna di Loizos. Giro palla senza nessuna fretta per il Pressano in attesa del fischio finale. Entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Coppola. Guardate che bello, peccato. Un bel preziosismo, peccato però. ...28-22 per il Pressano, 30 secondi al termine. Ricordiamo che la prossima settimana Pressano ospiterà il Siracusa, quindi altra partita chiave per il Pressano per della raccolta di 2 punti, mentre il Carpi la prossima settimana, il 24, andrà a Cassano Magnago contro una squadra giovane, sicuramente molto molto ostica. E si conclude con un 7 metri per il Pressano, mentre i giocatori del Carpi iniziano già a togliersi la maglia. Vediamo se lo vorranno battere o meno per la gloria.